1,4 milioni di persone in stato di necessità immediata. Le Nazioni Unite lanciano l'allarme sulle condizioni in cui versa la popolazione di Haiti dopo il passaggio dell'uragano Matthew, che ha fatto almeno 800 morti nell'isola. Secondo Oxfam International, il rischio imminente è quello delle epidemie. 3 tonnellate di materiale per disinfettare l'acqua sono state inviate ad Haiti. Jeremie è una città completamente distrutta, l'80% delle case sono andate distrutte, così come le coltivazioni dell'area. Il paese andrà incontro ad una lunga carestia, visto che la penisola nel sud-ovest del paese è la principale zona di produzione agricola, ha spiegato l'ambasciatore di Haiti alle Nazioni Unite, Pierre-André Dumbar. Le Nazioni Unite hanno stimato in 120 milioni di dollari gli aiuti da raccogliere per l'urgenza immediata nell'isola. Quella innescata dal passaggio dell'uragano Matthew lo scorso 4 ottobre è la peggiore crisi che abbia colpito Haiti dopo il terremoto del 2010.